C'era anche il presidente della Camera Roberto Fico con il sindaco Luigi De Magistris questa mattina alla base navale della Marina Militare per la premiazione dei ragazzi che hanno partecipato al progetto Scugnizia a Vela. È un'iniziativa che coinvolge i giovani a rischio di devianza ed emarginazione dell'area penale campana, impegnandoli in attività di restauro e manutenzione di barche a vela e in legno, finalizzate all'acquisizione di competenze che possano avviarli nel mondo del lavoro. Recuperiamo i ragazzi integrandoli, formandoli per quelli che sono i mestieri del mare. Napoli è la capitale del mare e cerchiamo di chiudere il cerchio, cosa che già abbiamo fatto, perché due imprese, una del porto di Napoli e l'altra è McDonald's, la catena di Caserta, e finito la messa alla prova e quindi anche il progetto con noi, i ragazzi vanno direttamente a lavorare. Partecipiamo da tanti anni a questa iniziativa che condividiamo. Scugnizia a Vela, perché dà il messaggio del riscatto attraverso il mare ai ragazzi della nostra città, che sono dei talenti potenziali, anche chi ha sbagliato deve avere un'opportunità di riscatto, poi è una filiera che può portare al lavoro, che è l'arma definitiva di riscatto. Che ci sia un'attenzione del Presidente della Camera vuol dire che è un'iniziativa bella, importante, fatta con uno spirito di squadra, di condivisione, di un valore di comunità, di solidarietà, quello che è Napoli, soprattutto in questi anni. Lo stare insieme, fare comunità, trovare le ragioni per unirsi e non per dividersi, per un mare che salva e non un mare in cui si raccoglie disperazione.